consigliere regionale Ciaramella, le voglio fare una domanda. È vero che siamo all'inaugurazione dell'ospedale qui a Frattamaggiore, del pronto soccorso, all'atrio della conferenza stampa che De Luca ha appena tenuto per la riapertura, però a noi interessa la questione casoriana, lei è casoriana, la questione locale, ci sono le amministrative, il simbolo del partito è arrivato a sostegno di Fuccio e di quell'area del Partito Democratico. Lei è il consigliere regionale del Partito Democratico locale, si schiera sul fronte contrapposto con Santillo. Sì. Perché? Che succede? Beh, diciamo che perché ha seguito questa inaugurazione, quindi le parole di De Luca, penso che possa condividere, comunque questo è il mio spirito, lo spirito con il quale ho intrapreso questa avventura, ovvero di mettere la politica al centro. Se dobbiamo difendere i simboli e non le persone, allora credo che non stiamo sulla stessa linea d'onda. Tra l'altro dobbiamo anche avere il coraggio di stabilire e di seguire delle regole. La segreteria regionale aveva ben registrato una difficoltà e un caos, ma soprattutto un'incertezza sul quadro. La lotta è vecchia, Casoriano, la lotta non solo è vecchia, ma io non posso accettare di fare coalizione con il centrodestra pur di portare un sindaco che, per quanto sia sicuramente una persona sulla quale nulla c'è da dire, ma queste persone e le persone, soprattutto chi fa politica, deve avere la fermezza di rimanere su un quadro politico. Io sono di centrosinistra e mi batterò sempre per quegli ideali e per quei principi. Abbiamo scelto un sindaco che potesse interpretare non soltanto questo orientamento, ma soprattutto che può portare finalmente nella città di Casoria una competenza e un'autonomia, perché certamente noi abbiamo la necessità a Casoria finalmente di liberarci di un feudalismo. Dobbiamo farlo restando nella competenza e nella volontà di governare. Un sindaco che ha fatto l'esperienza in una grande città come Venezia e che torna a Casoria perché è figlio di Casoria, allora può portare finalmente un buon governo e soprattutto quella sfida di essere uomini liberi. Io sono una donna libera e più che i simboli difendo i miei cittadini. Pare che sia intervenuto addirittura il vice segretario Guerini in questa vicenda all'ultimo momento per far arrivare il simbolo a sostegno di Fuccio. Quanto c'è di vero in questa storia che si sta raccontando? Beh, guardi, a me non interessa quanto c'è di vero o c'è di falso, io lo so soltanto che ci sono delle regole, c'è uno statuto e c'è un regolamento. Lo so che ci devono essere metodi e criteri che devono essere uguali per tutti. Allora, se ci sono persone o non persone che si schierano per l'una o per l'altra decisione, è veramente vero, così come si vede in tutti i territori, che dobbiamo ripartire da zero. Io non ho mai avuto paura di ripartire da zero, sono partita da zero, sono diventata consigliere regionale grazie alle persone che credono in questo, cioè nella correttezza, nelle regole e nella non avere paura di esporsi quando ci sono